tutte le luci verso l'alto, che guardiamo quanto è alta questa struttura. Non entrare. 666 è un bellissimo pentagramma. Ma qui non vorrei che. Cosa? Ci fosse veramente qualcuno, come dicevi te. Non sono tranquillo per niente stasera, ma per niente proprio. Zitti! Clo, punta dove punto io. Con la tua torcia grossa. Ora vai su a vedere l'edificio. Allora, io non lo so, ma voi non sentite niente? Perché io sento rumori da tutte le parti. Ragazzi, c'è qualcosa che luccica dentro. È vero, ha ragione David. Dove? L'ho visto prima qui, sì, e no. Poi qui. La finestra che dico io era, aspetta, fammi vedere se riesco a zoomare la torcia. Ma come una luce, una torcia? O... Hai presente come quando, che ne so, le luci tipo... Vanno sui casali tipo degli, tipo degli allarmi delle macchine che lampeggiano? Da quella... no, questa. Questa? Allora c'è una, due, tre, sopra. Okay. Questa qua è da dove io ho visto prima... Okay. Che c'era qualcosa. Io l'ho visto qui e qui. Uno e due. Allora, lì c'è sicuramente qualcosa. Mi sento forti ora quei rumori lì. Shh. Qua. Zitti! C'è qualcosa che vibra. Sì, è come un telefono che vibra. Posso dire, ci sono due parole delle mie. Io lo sento qua nel bosco il telefono che vibra. Un telefono che vibra. Sì, qua nel bosco però. No, no, era regolare. Era un bzzz. Bzz. Bzz. Certo, con la nebbia proprio Maremma Maiala non si vede un cazzo. Tu lo senti, Chiara? No, non capisco cosa sentite. Il... Ancora si sente? In lontananza. Che cosa? Sai quando ti vibra il telefono che fa zzz, zzz. Facciamo un attimo di silenzio che mi concentro. Sì, era qui nel bosco, qui nel bosco. Secondo me è come se qualcuno fosse qua nel bosco e improvvisamente gli ha vibrato il telefono. No, tu l'hai sentito qualcosa? No, non sento il cellulare, però sento ogni tanto rumore metallico. No cazzo, però la vibrazione sentiva bella forte, sì, altro sì. Che cioè, infatti ho controllato se nel caso fosse stato il mio. No, io non ho una vibrazione. Temperatura e magnetismo come si è messa? Si spegne sempre. Temperatura siamo a 2. 2 gradi? Sì. 2 gradi? Il mio è caldo, ce l'avevo nella tasca. Devo aspettare che si fredda. Il suo c'è 20 gradi. 13 me ne dà, ma quando mai? Wow. Io vi dico la verità, non è che sono così tranquillissimo di questo edificio. Se vogliamo andiamo a vedere un attimo i piani di sopra velocemente, ma... Io sono tranquilla, sinceramente. Davvero? Sì.
Non ma quelle parabole però, te l'ho detto, magari io non credendoci o cose varie le sento meno queste cose. No, ma guarda, però vedo anche Etta che è molto tranquilla. Lo so, ma vedo lei che è molto tranquilla. Cioè, la cosa che mi può più far paura è la vicinanza con il bosco, perché comunque gli animali ci sono, e che ci cada qualcosa in pipistrellone è entrato dentro e che ci possa cadere qualcosa in testa. Però a livello di presenze e cose così, non ho sentito neanche niente di strano, cioè rumori che potrebbero essere attribuiti al vento tranquillamente. E quella vibrazione lì io non l'ho sentita. Ma quando eravamo dentro, lo scricchiolio di passi... Io ho l'impressione di non essere da solo, invece. Ecco, bravo, grazie. Ho l'impressione di che ci sia qualcuno. Sì, anch'io, quello sì, sono d'accordo. Però, ripeto, il ragazzo, quello che venne a fare l'esplorazione, disse che per tutto... Io vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io ho sentito un colpo di tosse. Un colpo di tosse? Un colpo di tipo, se poteva sembrare un colpo di tosse, ma... C'è qualcosa che si muove comunque via dietro. Comunque posso dire una cosa, mentre Chiara diceva zitti, io in quella finestra, vedete? Uh-huh. Quella proprio sotto la M di maggio, uh-huh, ho visto una cosa che si tirava in dentro. Poteva essere un pipistrello, non lo so, cioè come se... È aumentata l'intensità di qualcosa? Il volume di qualcosa è aumentato qua. No, io sento dei rumori da qua. Cos'è quella luce? Che luce? No, lo vedo anch'io. È una lattina, Ah, ok. Ah, ok. Aspetta, vado a vedere, ma... Sì, ma io continuo a sentire di vetro, rumori da qua. A parte che, ragazzi, okay, non vedo da lì a... Cioè, non si vede niente. Vedo meglio se guardo nel telefono tra un po'. Ok. Hai la tua torcia al massimo, te? No, aspettate. Sento muovere un sacco dietro le spalle. Io ora al massimo? Credo di sì. Falli fare un ciclo completo. Sì, era al massimo prima. Allora, accendi, tieni pigiato. No, scusate. Ok, tiela così un attimo ora. Tanto per un'ora così ti funziona. Perfetto. Abbiamo bisogno di vedere bene. Poi quella luce lì è gialla, quindi dovrebbe passare anche un po' la nebbia. Ma vogliamo rientrare o vogliamo stare fuori? No, vorrei stare un attimo fuori ad ascoltare, di la verità. Non mi sento... Cioè... Comunque si è abbassata la cascata. Non so se era una cascata o cosa, non la sento più. Ma il vento, secondo me era il vento che faceva quel rumore lì. Ragazzi, siamo in un bosco, faceva... Sì, però ha aumentato di volume. È andato su e adesso ma non si sente più. Ma ora è fermo più. Il vento. Ragazzi, scusate, io ho appena sentito un fischio. Potrebbe essere... No, io ho sentito... Ah, ok. Potrebbe essere un animale. Sì, che fischia. No, secondo me non siamo da soli. Magari il verso di un volantile, non lo so, ma se Dio... Cioè, ragazzi, siamo arrivati, non c'erano macchine né niente. Però come siamo arrivati, lui ha visto subito tipo una luce dentro. Esatto. Ma la fototrappola dov'è? Ce l'hai tu? Una ce l'ho in tasca. E una è sulla macchina. Scusate, se posizioniamo qua una fototrappola magari sulle scale che riprenda l'esterno e andiamo a farci un giro dentro? Va bene, è un'ottima idea, questo non toglie il fatto che forse qualcuno c'è però qua. Sì, vabbè, però... Il fatto che poi lo possiamo riprendere... Siamo in cinque, Allora, il fatto è che se una persona fisica rischiamo di farci del male. Di discutere... Cioè... No, ma non è tanto il discutere quanto se uno si becca dietro un angolo e cosa, la paura, ti spaventi, non sai mai che reazione può avere una persona come un'altra. Però, ripeto, secondo me non siamo da soli. Mi starò sbagliando, ma c'è qualcun altro qua. La penso esattamente come te. C'è qualcun altro. E non so perché, nel caso ci sia qualcun altro, non capisco perché si sta nascondendo. Vedi? Quell'uomo continua a muoversi in modo strano, è l'unico che si muove. Non so perché. Questa luce non si vede, una mazza. Io forse il vento, non riesco a capire se sento voci o il vento, ora mi sembra che sentire un... Ma perché
probabilmente l'audio tanto inclinato. Certo, infatti. Ho notato che anche una fogliolina così, questo silenzio, fa un casino. È quello che dico io, qua c'è vento, ragazzi, cioè questi rumori potrebbero dare potrebbero essere portati sicuramente dal vento. Cioè, secondo me, poi... Ma, Nico, secondo te quell'ala lì è accessibile? Dovrebbe. Dipende da come è conciato dentro. Io dico solo che siamo arrivati fino a qui, in giretto dentro. Lo farei. Se no, vogliamo fare un attimo un giro per di là, esterno? Per di là credo che ci sia bosco e va... Cioè, da qua e io vedo solo là bosco. Ci sono le antenne, io eviterei. Ok. Va bene, dai, facciamo una cosa, entriamo dentro, facciamo sto giro, però facciamolo veloce, sì, nel senso non... No, vabbè, ma se non ce la sentiamo, cosa? No, ma sentimi, la sento, è che ho semplicemente temo, lo sapete la verità? Non lo so neanche io che temo. È che non mi sento però tranquillo un cazzo, cioè no, neanche io, a differenza di altre volte... Sono, ma già quando stavamo venendo su in macchina, gli ho detto a Chiara che ero comunque in tensione a venire a sta colonia, perché mi mette tensione sto posto. Secondo me è bellissimo. No, per carità, non è brutto. Fischio, però ho sentito. Hai sentito? Oh, no. Cosa? Ah, è quello, vaffanculo. Sì, quell'affare lì che si muove col vento, cioè fa un casino della Madonna, ragazzi. Non so, mi sono sentito toccare. Chi è che mi ha toccato? Non ti ha toccato nessuno. Te lo giuro. Prima però che lo dicessi ho sentito zzz. Ti giuro, mi sono sentita toccare. Dove? Sulla spalla. Infatti pensavo fosse uno di voi. No, eravamo qua. Eravamo tutti distanti da te. Te lo giuro. Anch'io ho sentito dentro? Oh, io sento vociferare. E dai? Ma no, dai, non te è lo vero. Te lo giuro. Che cosa? Mi sento toccare. Ma che tipo di tocco? Così. Quindi proprio una spintarellina, no. Cioè non un tocco delicato. No, un tocco, così. Non so. O c'è qualcuno o c'è qualcosa. Infatti, le questioni sono due. Dobbiamo decidere cosa fare, perché tanto stare qua fermi, cioè se ci fosse qualcuno o qualcosa, siamo qua fermi. Non so. Io, se volete, cioè non entro, perché da sola non entro, però mi avvicino sola, alle scale. Ma non ci, non, dividerci non ci si divide. Ma no, infatti cioè, dico... Nessuno si sente sicuro. Ma infatti dico, se volete, cioè voi state un attimo qua, io mi avvicino alle scale, in silenzio, e sento l'audio. Però dobbiamo stare fermi e zitti, perché sennò non sento niente, se non volete. Ci avviciniamo tutti alle scale, siamo fermi e zitti. Oh, io continuo a sentir parlare. Ma parlare? Dai, vociferare, a bassa voce. Secondo me è il vento, ragazzi. L'unico posto dove possono passare è... No, anche le scale ci sono d'accesso. Sì, queste scale qua. Ok. E da di là. Ah, mi metto qui, dentro un secondo. Wow! Dove
Fermi un attimo. No, è... Cioè, il vento c'era anche prima, ragazzi, queste botte qui non c'erano. Ma va crescendo, l'avete sentito? È cresciuto il rumore. Sì, sì. Apri. L'abbiamo aperta prima, siamo entrati. Via. Poi fai la porta. Non ci rimane aperta questa. Non mi ricordo. Occhio, vedi la moda. Questo più che altro c'era anche prima? No. Prima siamo entrati senza sta, cioè ostacoli. Non c'era, infatti. Che cosa non c'era? Questo. Sì, sì, c'era. C'era, c'era. Ok. Sì, sì, l'ho visto io. L'ho visto io. Lo lascio andare perché seguo Nico, non voglio lasciare. No, Nico è di qua, lo vedo. Guarda. Io sono carico a molla, se esce uno, raga, faccio un casino, capisco. Lo scarto con un maiale. No, invece cosa dicevamo? Io andrei a vedere là che secondo me è qualcosa. Però è stato un rumore crescendo. Boom, boom, boom. Forte. Andiamo a vedere cos'era, teniamo una formazione allora. Esatto. Decidiamo la formazione. Aspetta, dove vai? Stai calmo. Stai calmo, se dice qualcuno sangue freddo, non a pigliarlo mazzate perché non è caso. Ok, facciamo una formazione. Dobbiamo andare a vedere che cos'è. Sì. L'hai calata di intensità la torcia? Flora, la tua torcia l'hai calata di intensità? Sì, l'ho calata. La rialzo? No, no, all'interno no. Che di sopra? E di sopra. Voci. È di là. Stato. O è di là? No, no, avanti qua, avanti qua. Non c'è niente qui. No, no, è di là adesso. Senta. Ora è di qua. È di là, ve l'ho detto che è di là. C'è un casino della Madonna lì. Questa è singolare. Fallo tu? Cosa? Respira un attimo. No, no, c'è qualcuno. Ma prima veniva con le zine. C'è qualcuno che sta anche facendo i versi. Ci si vuole spaventare. Se continua a sentire i versi io. Dai. No, no, quello è uno straccetto. Ma c'è qualcuno, non lo so. Ho perso la sensibilità. Ah, ok. Non lo so, c'è lo stesso rumore che stiamo qua. Io andrei. Andresti via? Almeno un attimo. Viene da sotto, secondo me, da dove abbiamo lasciato la macchina. Viene da sotto.
Ragazzi, allora, il suono prima lo sentivamo qua, ora lo sentiamo di là. C'è qualcuno sì. E non siamo... Sì, ma qualcuno? Come ha fatto a spostarsi da qua a là che c'eravamo noi nel corridoio, nell'unico passaggio? Che passi lì tu? Ma non da solo. Vado io con lui. Ma che cazzo? Sì, no, ragazzi, non ci dividiamo. Ragazzi, non è che c'è qualcuno, c'è qualcosa qua, è diverso.